Siamo tra le prime regioni dello Stivale a coltivare frutta e verdura, ma paradossalmente tra le ultime a portarle in tavola e a consumarne meno delle 5 porzioni, come consigliato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. E quanto emerge dal report condotto dal gruppo prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food. Dati che proiettano il 7 aprile, quando si celebrerà la Giornata Mondiale della Salute. Proprio in Calabria, Campania, Puglia e Molise, il consumo di frutta e verdura tra i 18enni e i 69enni è inferiore rispetto al resto d'Italia. Un dato non affatto incoraggiante, specie se si considera che in lungo e largo dello Stivale il 52% della popolazione ne assume 1-2 porzioni, il 38% sale a 3-4 porzioni e il 3% di frutta e verdura non ne mangia proprio. Solo il 10% degli italiani introduce nella sua dieta questi elementi importanti per il benessere fisico e psicologico. Tante le dinamiche correlate, come stili di vita intrappolati in ritmi frenetici e l'aumento dei prezzi dei prodotti ortofrutticoli freschi che negli ultimi mesi hanno superato anche il 100%. E se invertissimo la tendenza, un consumo adeguato di ortaggi e frutta contrasta l'insorgenza di malattie cardiovascolari e croniche. Un bel incentivo.